Allora, conferenza stampa del movimento No TAV Terzo Valico, oggi a Tortona. Vista la gravità di quello che sta emergendo dall'indagine Triangolo, un'indagine che parte qualche anno fa su segnalazione di alcuni privati della Casa della Legalità di Genova, un'indagine coordinata dalla DIA, Direzione Antimafia di Torino, e che viene svolta anche tramite il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato. Un'indagine che ci ricorda tutti, un'indagine che in qualche modo si lega anche al Terzo Valico, poi vedremo come. Dicevamo a Tortona, perché stando agli atti dell'indagine, la nostra città si configurerebbe come un centro focale del traffico illecito e lo smaltimento illecito di rifiuti tossici, perché è questo l'oggetto dell'indagine in corso. Dicevamo traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, rifiuti provenienti da lavori di demolizione, da cantieri dell'edilizia, dalle autostrade, da cantieri ferroviari, da aree industriali dismesse quali per esempio l'ex Ilva di Genova, l'Elsag e altre, e contenenti, sempre secondo gli atti, amianto, cadmio, piombo, benzene, plastica, idrocarburi, cemento e anche cromo proveniente dall'impianto Bella Vita di Spinetta Marengo. Ora, preciso che tutti i personaggi e le ditte che citeremo sono al momento indagati e quindi ci sono delle indagini in corso, ma il quadro che si viene a configurare, se confermato, è davvero preoccupante. I rifiuti di cui abbiamo parlato sarebbero stati utilizzati per il ripristino ambientale e le bonifiche, con frode sulla certificazione e le qualità del rifiuto, e sarebbero stati smaltiti nell'ex cava Vidori di strada Cavannoni, dietro il Conforama, l'ex Mercatone, o in strada Vecchia Persale, conosciuta come Castra, tutte e due facenti capo all'Idrotecnica, società del gruppo Orberto. Rifiuti che, sempre stando agli atti, sarebbero stati poi vagliati e frantumati in strada Vecchia Persale, quindi rifiuti non tracciabili che sarebbero stati macinati e riutilizzati in edilizia e ripristini ambientali mediante certificazione analitica compiacente. Nell'indagine si cita il laboratorio Biogest di Novi Ligure, che si è già dichiarato estraneo alla faccenda, ma vedremo come prosegue l'indagine, con la possibilità di mettere sul mercato materie con costi notevolmente concorrenziali. E in effetti il gruppo Roberto si è aggiudicato diversi appalti, per esempio ne cito uno per le case popolari per la PC. Stando sempre agli atti dell'indagine, a gestire come mente e braccio operativo un'operazione di questo genere e con piena consapevolezza della gravità di ciò che veniva messo in atto, sarebbero stati gli imprenditori tortonesi Roberto, Francesco e Daniele di Tortona e Gandini Sandro dell'autotrasporti Gandini ed Eurosabbie di Voghera, ma sarebbe della partita anche l'azienda Franzosi. Ora, dalle intercettazioni si può evincere un giro di affari enorme, circa 2 milioni di euro, e sono diversi i soggetti coinvolti, io non sto a citarli tutti, rimando agli atti che stanno circolando, sono a disposizione dei giornalisti, so. Tra gli altri c'è tale Gino Mamone di EcoGe, noto esponente di clan della 'Ndrangheta. Ora, queste terre mischiate e contenenti di tutto, con certificazioni false, sarebbero finite nelle cave del Tortonese in grandissime quantità. Nell'indagine si nominano esplicitamente cava Viscarda a Sale dei Franzosi, cava ex Vidori, strada Cavannoni, e la cava Strada Vecchia in Sale dei Roberto, Cascina Librandina, dove ha lavorato Gandini, Cascina Ova, Castello Armellino, dove ha lavorato fino a qualche anno fa Franzosi, e queste sono tutte nel Tortonese. Ora, è un quadro abbastanza preoccupante se venisse confermato l'impianto accusatorio. Aggiungiamo che la cava Montemerla, riconducibile ad alcune attività dell'azienda Roberto, che è stata poi allagata nelle recenti alluvioni, era destinata e non è ancora uscita di scena come deposito per lo smarino con i lavori del Terzo Valico per più di 2 milioni di metri cubi. Aggiungiamo che Castello Armellino era un'altra cava destinata al deposito dello smarino per più di 1 milione e 200 mila metri cubi,
tra Sale e Tortona, ed è uscita di scena di recente perché è stata messa sotto sequestro per il ritrovamento appunto di idrocarburi, amianto, di tossici in grandissime quantità. Aggiungiamo a questo che la ditta Franzoni, citata più volte, ha lavorato e lavora nell'ambito del Terzo Valico, così come altre ditte. Aggiungiamo che le zone dei lavori ferroviari di cui si parla, alcune sono anche a ridosso di cantieri del Terzo Valico, come per esempio Fegino a Genova, e aggiungiamo anche degli elementi come questi che prendo direttamente dalla informativa, diciamo. Per esempio, si parla di Euroter, si parla di un'altra azienda del gruppo Roberto che lavora alla nuova tangenziale di Tortona ed è una delle aziende sotto indagine. Per questi lavori sono state stazioni pubbliche appaltante la società committenza regionale del Piemonte e l'appalto se l'è aggiudicato la Cogefa S.p.A. Roberto S.r.l. assegnataria di macchine operatrici. Euroter, che ricordiamo proprietario di una cava in Tortona, ovvero la Montemerla, che era stata appunto individuata dal COCIB. Aggiungiamo anche, sempre dall'informativa, alcune valutazioni degli investigatori, letterali, pagina 1548, la collaborazione tra Gandini Sandro e l'operatore Ferdinando della Rebora Impianti di Campo Morone, Genova, è totale. E quindi l'eventuale copertura di illeciti avviene con una naturalità disarmante, queste sono le valutazioni degli investigatori. Infatti, all'affermazione del Ferdinando circa la presenza di una vasca in cemento amianto nei vari rifiuti da demolizione conferiti nel sito dallo stesso gestito, trova nel Gandini un interlocutore con cui può tranquillamente esternare l'illecito, ricevendo rassicurazioni che verrà tutto triturato insieme e che quindi nella massa non verrà più evidenziata la presenza del temibile rifiuto. Ecco, ci sembra un quadro abbastanza preoccupante e ci pare sia lecito temere il peggio, se questa è la situazione. Dei legami tra Roberto e il clan dell'Andrangheta, che ho già parlato più volte, vi rimandiamo alle indagini e alle cose che sono uscite sul sito notato del Zavalico. Ora, poiché sono anni che noi sottolineiamo la presenza di traffici di rifiuti e il rischio di criminali nei lavori TAR e nel ciclo cemento e rifiuti, poiché due mesi fa abbiamo fatto questo volantino dove, se lo andate a leggere con attenzione, si parla esattamente di Gandini, Franzosi e Roberto, poiché circa un mese fa, in merito a tutto questo, fortemente preoccupati, abbiamo interpellato l'amministrazione comunale di Tortona chiedendo esplicitamente controlli in tutte le cave e in tutte le ex cave. Oggi siamo qui a ribadire queste richieste, a chiedere lo stop immediato al conferimento di rifiuti in discarica in cava, se questo è il quadro, e crediamo che sia l'unico modo per tutelare la salute dei cittadini. I cittadini che si sono già espressi con una petizione popolare di 100 firme che è stata ignorata dall'amministrazione comunale, e a fronte di tutto ciò non abbiamo avuto risposte né dall'amministrazione comunale né dall'osservatore ambientale, che ci chiediamo che si stia sottando. Ora, noi ci facciamo ancora un paio di domande e di considerazioni che giriamo ovviamente agli amministratori. Uno, perché tacete? Che cosa avete paura se si tratta di voi? Le nostre richieste vengono fatte da tempo e crediamo che occorra urgente anche il controllo delle falde, perché non ci sentiamo sicuri. Faccio notare da uno straccio dell'indagine relativamente a Castello Ornellino, posta sotto sequestro per fatti di cui ho già detto, le testuali parole degli investigatori. Cava in cui sono già da tempo in atto semine e raccolti di prodotti agricoli, presso cui circostanza grave e potenzialmente pericolosa per la salute umana, sono stati scaricati ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da siti contaminati. Stiamo parlando dei rifiuti dell'ex Ilva, sopra i quali si coltiva il gran turco e finisce poi in circolazione e ce lo mangiamo. Ma di fronte a rischi così evidenti per la salute di noi tutti, di fronte a un sistema che, se quello che si configura nell'indagine è collaudato e radicato, se appunto viene confermato l'impianto accusatorio, come può, anche solo per il principio di precauzione, l'assessore all'ambiente Fara pronunciare una frase come "al di là dell'aspetto giuridico"? Stiamo scherzando, non possiamo far finta di niente di fronte a una cosa del genere. All'epoca in cui è venuto fuori che la ditta Gandini aveva inquinato il terreno alla Liprandina con materiali pesanti, la bonifica fu affidata alla stessa ditta che aveva inquinato. Viva. E anche la bonifica venne fatta con materiali in grandi quantità. Quale fu la reazione del comune di Tortona? Sì, controlli, esatto. Praticamente, relativamente proprio alla Liprandina, quindi nei confronti dei Gandini,
comune di Tortona all'inizio, dopo la conferenza dei servizi che aveva comprovato che c'erano dei rifiuti e si doveva procedere alla bonifica, ha praticamente prima di tutto, alla scadenza dei termini, dato delle proroghe, ha sia concesso sì prima 60 giorni, addirittura poi altri 90 giorni, con l'impegno da parte della Gandini che doveva dare periodicamente un tornaconto di quello che faceva come lavori. Questi aggiornamenti non venivano mai fatti, quindi si pensava bene di sanzionare il Gandini prima con la cifra molto diversa, non so come dire, di 50 euro e poi successiva di 200 euro. Ecco, questa è stata la risposta che l'amministrazione comunale ha dato ai cittadini di Tortona per, diciamo così, come forma di sicurezza, okay. State sicuri perché rilascio qua. È questa la tutela della salute pubblica. Chiediamo all'assessore, chiediamo al sindaco, chiediamo ai consiglieri tutti, chiediamo all'osservatore ambientale. Quando il sindaco Bardone strepita insieme ai suoi colleghi in maniera poco credibile, a partire da quella Rita Rossa che concede l'uso delle cave per il deposito di Smarino al Cristo e a Spinetta Marengo, consapevole del rischio per le falde e della mobilitazione popolare che si è mostrata anche nelle ultime settimane, quando strepitano questi sindaci che bloccheranno i lavori del terzo valico, sostanzialmente nei fatti perché chiedono una presenza territoriale nella cabina di regia dell'opera, e a noi viene un po' da ridere, facciamo due considerazioni. Quindi un sindaco ha la facoltà di bloccare i lavori se vuole. Strano, perché molte volte ci hanno detto che sono cose che vengono dall'alto e non si può fare niente. Due, non si ritiene opportuno farlo adesso di fronte a un quadro così preoccupante per il principio di precauzione, uno scenario che si delinea, che vede Tortona come una potenziale nuova terra dei fuochi. Allora, noi abbiamo una cosa da dire, poi lascio la parola ai membri degli altri comitati. Guardate, signori amministratori, o bloccate tutto voi o ci pensiamo noi. Da Tortona ad Alessandria, a Novi, ad Arquata, a Genova. La gente scenderà per strada e si metterà di mezzo, perché la informeremo noi, perché non è possibile che la gente non sappia il rischio che stiamo correndo. Noi nelle prossime settimane saremo in giro con banchetti, volantinaggio, assemblee di quartiere e parleremo, informeremo la gente, quello che non fa l'amministrazione, perché il silenzio è omertà. Noi ci metteremo di traverso con tutti i modi che riterremo opportuni per fermare il terzo valico e il conferimento di altre porcherie nelle cave del nostro territorio, perché non ci stiamo più a vedere la nostra terra violentata. Lascio la parola agli altri commissari, poi le domande ci prendo. Faccio passare il tono. Sì, purtroppo non è che si sa qualcosa di novità, è vero che c'è questa cosa, credo che Daniela abbia fatto bene a dirlo, a sottolineare questa questione qui. Cos'è che ci preoccupa noi anche a Novi? A Novi c'è già un cantiere operativo. Dove? Chi è che può passare? Basta un piede, può vedere. Allora, cosa sta succedendo? Attualmente stanno cementificando, proprio nel vero termine della parola, 11 ettari di terreno sul basso Pieve, dove poi dovrà passare la linea. Ora, rispetto a questo fatto qui, noi intanto vediamo che camion e ruspe sono e vanno avanti e indietro. Mesi or sono, noi abbiamo inviato una lettera sia al Comune di Novi, sia alla provincia e abbiamo presentato anche la lettera alla procura, dove diciamo che siamo preoccupati a fronte degli eventi che sappiamo tutti alluvionali che sono successi. Quindi quello che emerge è che tutti sono d'accordo sul fatto che se si va avanti a cementificare il problema dell'alluvione chiaramente viene amplificato, però stanno facendo esattamente questo. Quindi siamo molto preoccupati rispetto a questa cosa. E l'altra cosa, perché non è che adesso c'è un problema a Tortona e Novi, Saravalle o altre zone, no, non c'entrano, c'entriamo tutti, perché è veramente c'è un rischio grosso che quest'opera del terzo valico possa portare tutte queste conseguenze. Io quando ho letto questi articoli che sono sulla stampa e su altri giornali, però io vivo a Novi, io per esempio vedo i cambi di Franzosi che continuano tutto il giorno, anche adesso, io non lo so se è tutto regolare, però vorrei chiedere a tutte le istituzioni competenti che ci tranquillizzassero sul fatto che questi camion che vanno
e vengono dai cantieri e che lo smarino, questa famosa terra che potrebbe essere inquinata, sia tutto regolare, perché a Novi sta arrivando questa terra. Chi passa nel basso piede vede che è tutta lastricata di questa terra scura e di rocce. Quindi credo che sia un problema di tutti quello che noi dobbiamo interessarci, perché veramente io non so più che cosa debbano ancora farci perché affinché noi possiamo dire la nostra, perché qui sembra che tutti ci tranquillizzano, che tutto è normale, e poi scopriamo queste robe qui. Ora, chiaro che dobbiamo pensarci noi, quantomeno per lasciare quel poco di terra forse che c'è ancora sana anche ai nostri figli. Sì, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che per quanto riguarda Novi, per esempio, c'è stato il laboratorio, è stato posto sotto sequestro, è emerso come lavorava, cioè classificando in maniera strutturata l'analisi conto delle persone che sono state, che hanno ricevuto poi i provvedimenti. E abbiamo letto tutti anche che a quanto pare è lo stesso laboratorio che è stato usato per fare l'analisi sull'amianto del Terzo Valico. E mi chiedo se questo è vero, se questa cosa sarà verificata, quale credibilità hanno gli amministratori che parlano di controlli, di tutela del territorio, della popolazione? In un paese normale, proprio per i principi e precauzioni di cui parlava Daniela, si ferma un attimo tutto, si blocca l'autorizzazione, si eseguono tutti i controlli e poi... Posso fare una domanda? Brevemente. Io sono Gianluca e faccio parte dei comitati della Val Verde, della parte genovese del Terzo Valico. Lei ha citato alcune aziende che hanno la sede, diciamo, nel territorio di Campobarone, proprio da dove vengo io. Io ne aggiungo, Alfredo, lei ha citato la ditta Rebra, io aggiungo i signori Panfili che 20 anni fa avevano interessi perché estraevano nella cava dove adesso l'azienda grande ha ricominciato a estrarre per fornire gli inerti al Terzo Valico, e di fianco quell'area ospita il cantiere della Finestra Cravasco, che è la finestra di servizio per il Comune di Valico. Quell'area era di proprietà proprio della ditta Rebra, che è stata espropriata in mezz'ora, e è facile immaginare quali siano gli interessi della ditta e delle istituzioni che hanno appoggiato il concetto di questa spazio. Un'altra ditta che mi viene da citare è la ditta Gualdi Alessio, che fa, tratta lo smaltimento dei rifiuti sia civili che industriali. La ditta Gualdi Alessio ha fatto lo smaltimento di una discarica nel quartiere del campo base del Marietto, sempre a Campobarone. Durante gli scavi per la preparazione del campo base è stata trovata una discarica risalente a chissà quanti anni fa. Nel silenzio generale, Gualdi ha bonificato, ha portato tutto in Piemonte, a Novi, credo. Quando noi siamo andati in comune a chiedere conto di questa bonifica, a vedere le autorizzazioni che la consentivano, ci è stato risposto dal sindaco in persona che se lo fanno, evidentemente lo possono fare. Quindi neanche, cioè, far finta di mostrarci una carta, proprio ci hanno liquidato in 4-4. Davide diceva, in un paese normale ci si fermerebbe un attimo e si cercherebbe di capire bene chi sono gli attori, no, di questa opera. Invece vediamo che i lavori continuano ad andare avanti ed è notizia, infatti sono della settimana scorsa, dell'esproprio effettuato a Ponte Decimo, un esproprio che è controverso da almeno un paio d'anni, è stato bloccato più volte sia dai comitati che dai ricorsi, perché era completamente tutto sbagliato, modificato a persone diverse. La reale proprietaria di questo terreno è deceduta qualche giorno fa, e il giorno dopo il funerale i signori del Cocci hanno pensato di abbattere il muro del giardino e prenderne possesso definitivamente. Peraltro con scene anche brutte, perché nella parte che hanno espropriato sono rimasti gli oggetti, cose della famiglia che gli operai mettevano da parte, scene brutte. Comunque hanno recintato, hanno buttato giù per i muri, adesso è tutto fermo. Hanno solo dato l'impressione solita di voler posare gli artigli sul territorio finché quello sia il loro posto e nessuno lo può portare via. A fronte di questo, così chiudo, oggi a Genova faremo un volantinaggio come possibile davanti a questo cantiere, lunedì proviamo a mettere su una fiaccolata, così a cercare di coinvolgere la popolazione, a fargli aprire gli occhi, perché questa è l'ennesima inchiesta che denuncia quello che i comitati denunciano da anni, che oltre che il Terzo Valico è inutile, è una grande occasione per le mafie e per chi vuole avvelenare tutto il nostro territorio.
Ciao a tutti, allora sottoscrivendo in pieno tutto ciò che è stato detto e ribadendo che noi da anni denunciamo quello che può essere una situazione che si sta palesando sempre di più, colgo l'occasione per lanciare un'iniziativa che abbiamo domani ad Arquata. Domani ci troveremo alle 18.30 alle Vaie e tutti insieme pacificamente decidiamo di andare a riprenderci e a rivivere un'area, quella del presidio di Radimiro, che attraverso una procedura che dal nostro punto di vista è illegittima, è stata accettata da COCIV e hanno appunto preso possesso di quest'area che da anni è stata messa a disposizione da una famiglia di Arquata al movimento Notav Terzo Valico. Sarà una giornata pacifica assolutamente, non abbiamo nessuna intenzione di avere un livello di conflittualità di nessun tipo, saremo determinati a raggiungere quest'area per una serata in cui decidiamo di far rivivere ciò che riteniamo nostro e della collettività, cioè il presidio di Radimiro. Quindi colgo l'occasione appunto per invitare tutti domani pomeriggio ad Arquata dalle 18.30 in poi. Ci sono domande? Prego. Sì, vorrei chiedere una cosa. Io non ho capito, due domande da fare. Non ho capito quante sono le cave, perché nel Tortonese, oggetto di indagine o comunque sospette, perché non c'è scritto un totale, cioè. Dunque, le cave che vengono citate esplicitamente sono. No, non solo, ecco, oltre a quelle due sequestrate, quelle che voi ritenete che siano sospette. Quelle che sono agli atti dell'informativa sono cava Viscarda, sale dei Franzosi, cava ex Vidori in strada Cabannoni e cava in strada Vecchia per Sale, tutte e due queste ultime di Ruberto, cascina Aliprandina che è di proprietà di un castelnovese ma vi lavorava la ditta Gandini, cascina Ova che sta tra Armellino e Aliprandina e Castello Ormellino dove ha lavorato fino a qualche anno fa Franzosi e che è già posto sotto sequestro. Quindi sono sei in tutto le cave, se non sbaglio. Dovrebbero essere 5 e la zona la cascina Ova. Sì, sì. Su quante nel Tortonese? Su quante è una bella domanda, perché ce ne sono altre che fanno il balletto delle cave. Ma voi ritenete che oltre queste ce ne siano altre? Noi non riteniamo più sicura nessuna e esatto. La Monte Merla chiediamo vengano fatti dei controlli anche lì, perché chissà cosa ci sarà sotto, esatto. Se questo è il quadro. Quindi, se ho capito bene, chiedete al comune di bloccare tutto. Tutte le cave tutto. In attesa conferimenti di scarica in cava e controllare. Perché in questo momento con questo quadro riteniamo sia l'unico modo. Quindi non solo quelle sequestrate, ma assolutamente anche le altre non sospette. Controlli ovunque, perché chi ci garantisce cosa se questo è il quadro? L'amministrazione comunale ha dichiarato a me stamattina che chiederanno all'ARPA controlli in tutte staremo a vedere. Sulla base di tutto questo scenario articolato, mafia, drangheta, cave, eccetera, 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 voi avete detto: noi informiamo la popolazione sui rischi che corre, siamo pronti a fare qualsiasi azione che riteniamo opportuno. Domanda: secondo voi, che rischi corre? Qual è lo scenario che potrebbe verificarsi in base a questa situazione qua? Un vivo di tumore. Se venisse confermato quello che si legge nell'informativa, evidentemente l'inquinamento sarà a livelli paurosi. Abbiamo parlato di cromo, abbiamo parlato di amianto, abbiamo parlato di metalli pesanti. Io non sono stata qui a citare, perché vi rimando agli atti, è tantissima roba, le percentuali anche che vengono indicate di concentramento di una sostanza piuttosto che di un'altra in alcune zone sono impressionanti. Solo sull'amianto è 10 volte il consentito, per esempio, in alcune zone. Il reato ambientale, l'indagine è ancora aperta. No? L'indagine è in corso. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare una conferenza stampa perché ci pare una cosa. Questi dati provengono da? Dall'informativa che sta circolando di 1600 pagine dei carabinieri. Informativa emessa dai carabinieri. Però ecco, io volevo dire un'altra cosa, scenario va bene, inquinamento di quelle sostanze, ma si coltiva sopravvissuta, esatto, è questo, cioè lo scenario intendevo io, non tanto a livello, cioè se si coltiva il grano, se si coltiva il grano, il grano turco, e ci sono le falde inquinate, cioè chi ci garantisce, che scenario voi immaginate, cioè fino a che punto questa cosa potrebbe essere
Avete un'idea della gravità possibile? Non potremmo cominciare a partire dai dati reali, dove da noi è stata riscontrata la più alta concentrazione di tumori di tutto il territorio? E c'è già Piemontese, che è già il più inquinato di tutta Italia. Cioè, ma veramente vogliamo aspettare di contare i morti e fare le statistiche prima di dire che forse c'è un rischio? Ma perché qui da noi la gente deve morire più facilmente che da altre parti? Siamo brutti, cattivi, maledetti da Dio? Non lo so, fatemi capire. Non è questo, ma perché si deve dire se ci dimostrate che ci sarà l'amianto interveniamo? Ma il principio di precauzione non sarebbe quello che forse è meno costoso e più tranquillizzante per la popolazione? Dobbiamo arrivare a contare i morti davvero? Per aumentare il PIL, perché le casse da morte fanno PIL, no? Non lo so, si ribalta proprio la logica del ragionamento per non fare nulla. Per non fare nulla, non per fare qualcosa di utile, facesse qualcosa di alternativo, non fanno nulla. Ecco, Daniela, forse l'avrai detto nella prima parte, io ero alla radio, sono arrivato adesso, connessioni che avete ipotizzato tra Terzo Valico e quegli altri arresti, ce ne sono state? Allora, sono citate alcune delle ditte che lavorano per il Terzo Valico, la Euroter e altre, ma poi anche il fatto che comunque ci siano provenienze da cantieri ferroviari che sono a ridosso delle aree interessate ai lavori del Terzo Valico, ad esempio Fegino, Genova. No, ma c'è una pagina in cui viene proprio citato il Terzo Valico relativamente, ed è pagina 1647, alla Euroter, che è di Roberto, perché la Euroter lavora alla tangenziale, che come sappiamo tutti è propedeutica al Terzo Valico, la tangenziale di Tortona, e oltre a ciò c'era la faccenda del... Però nello scavo della tangenziale non ci faranno probabilmente i materiali dello Io non sto dicendo questo, sto dicendo che viene citato il Terzo Valico e il nesso è la Euroter di Roberto. Okay. Comunque è anche vero che se adesso abbiamo tutta una serie di siti potenzialmente inquinati e la volontà è quella invece che di analizzarli, modificarli, di riempirli, coprirli, dopo chi li esamina? Nessuno potrà più fare bonifica o capire cosa c'è sotto il terreno. Vedi la storia dei bidoni nello scrivere. Sappiamo che ci sono i bidoni lì, ma non ci sono i soldi per tirarli via. Però ci sono i soldi per investire e fare il tesoro e fare un'altra rotonda e costa €1 milioni. Gli stessi soldi che servirebbe a fare la bonifica dei bidoni. E porca miseria, ragazzi. Non ci sono i soldi quando non torna comodo. Per le porcherie ci sono sempre. Una cosa proprio non ho sentito perché c'era casino. A un certo punto aveva parlato della COGEFA. Sì, relativamente alla faccenda della proprio della tangenziale di Tortona. Cioè della l'Eurotel stava lavorando la tangenziale, la COGEFA cosa fa? Si è aggiudicata l'appalto praticamente, perché rispetto alla nuova tangenziale di Tortona, per i lavori figuravano praticamente come stazione pubblica appaltante la società Committenza Regionale del Piemonte. L'appalto si è aggiudicato la COGEFA SPA, Umberto SRL è stata assegnataria di macchine operatrici e l'Eurotel comunque stava lavorando alla tangenziale. L'Eurotel che è anche proprietaria di parte della cava della Montemerla, che era stata individuata dal COCIP come sito per lo smaltimento dello smarino e che non è, lo dico ancora, stata esclusa dal piano cave perché è ancora in gioco, nonostante sia in area esondabile, eccetera. Ecco, voi avete avvisato il comune di fare qualcosa, ci date un termine, avete intenzione di fare qualcosa di particolare come manifestazione? Questo sicuramente lo verificheremo nelle prossime settimane con delle assemblee di quartiere e non finisce qua, assolutamente. Quindi, come avete detto, informare i cittadini attraverso assemblee di quartiere, eccetera, per organizzare, se si può, una mobilitazione. Organizzare. Noi parliamo con la gente, vediamo cosa ci sarà da fare, qualche cosa verrà fatto, perché non si può far finta di niente di fronte a una situazione del genere. Noi si spera che anche la stampa, i giornalisti, di fronte a uno scenario di questo genere, oltre che fare il loro mestiere correttamente, questo ce lo aspettiamo, ma che comincino adesso preoccupati anche loro, in via prima persona, per quello che può succedere. Perché i giornalisti non vengono esclusi dall'inquinamento. Purtroppo no. Pensateci, perché non è una questione che riguarda ad altri. Molta gente passa di qui, magari non accetta il volantino perché è preoccupata, ma non è preoccupata di morire di tumore ai polmoni. Non lo so, è domanda. Facciamo terrorismo? Non credo, Casale dimostra che non è così. Qualche denuncia per procurato allarme ce la siamo presa.
Sì, vabbè, ma quello non è che giustifica il fatto che inquinamento non c'è. Sono qua. No, ma ne parla fa però la nostra prima assemblea sulle cave, il vecchio sindaco, che adesso è consigliere regionale, si è permesso di dire che eravamo degli spattisti. 10 morti non fanno l'arma. Dato che la relazione lo fa io. Morti, di ammiacco, non fanno l'arma. A me quegli spattisti è rimasto qua. Quando lui, per legge, è responsabile di quello che sta succedendo nel territorio e della nostra salute. Okay. E quando stamattina, per fare una visita oculistica, ho dovuto ringraziare il cielo che a Ovada qualcuno abbia rinunciato un posto, perché a Tortona le visite oculistiche sono a metà ottobre, no? Va bene signori, poi ognuno decide chi è disponibile. Ma se non ci sono altre domande vi ringraziamo. Sì, lo mettiamo sul... Volevo mettere tutto il... Lo mettiamo fare domande al Comune. Ok, poi riesco a scaricare il Twitch. Grazie a tutti allora, e alla prossima. Grazie.